Mister, allora, la settimana è iniziata col brutto infortunio di Maini, partirei da qui perché comunque è ancora con voi, si opera martedì, però insomma domani sarà a Pistoia, come ci hai detto tu prima, e ti chiedo insomma che cosa lascia la sua assenza. Ma ci dispiace tantissimo, siamo dispiaciutissimi perché è un grande giocatore, un grande uomo. Sappiamo che come giocatore lo perderemo per qualche mese, come uomo no, gli abbiamo chiesto e lui è il primo che ha voluto rimanere all'interno del gruppo. Domani sarà a tifare per noi e lui continuerà a stare con noi perché anche sotto l'aspetto della personalità ci darà una grande mano anche se non riesce a dare il suo contributo in campo. Gli faccio in bocca al lupo per martedì e lo aspettiamo presto in campo. Si va sul campo di una delle corazzate di questa C, come le altre big, tutte almeno quelle sulla carta, hanno perso almeno una partita fin qui, e questo insomma aumenta l'importanza della gara di domani. Sì, certo, adesso la classifica sta dicendo delle cose che probabilmente fra 10 giornate saranno diverse, come normale che sia, tutti devono trovare un po' la quadra, compreso il Carpi, sicuramente incontriamo una squadra importante, domani sarà una bellissima partita che io non vedo l'ora di giocare, anche perché siamo ancora un po' arrabbiati con noi stessi per quello che abbiamo fatto domenica. Come cambia il Carpi senza Mini in fase di impostazione? Ti chiedo se hai dei dubbi per la gara di domani. No, no, non abbiamo nessun dubbio, può darsi che si giochi una palla in meno da dietro, può darsi che magari Rossini ci dà qualità su quella cattiveria che sicuramente non gli manca, quindi il Carpi non cambia, deve cambiare l'atteggiamento di 11 giocatori più 4-5 sono entrati e del sottoscritto, quello deve cambiare.